e dopodomani gli interrogatori di garanzia per i 5 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sui lavori di ristrutturazione al reparto materno-infantile dell'ospedale civile di Pescara. 4 gli interrogatori che saranno tenuti personalmente dal GIP Guido Campli. È stata invece chiesta una rogatoria per l'imprenditore pugliese Giulio Piancone in carcere a Foggia. Lì sarà ascoltato da un magistrato del posto. Intanto gli uomini della squadra mobile di Pescara, coordinati da Nicola Zupo, al lavoro per analizzare nel dettaglio tutta la documentazione sequestrata ieri in direzione sanitaria e non solo. Faldoni, hardware e chiavette per ottenere ulteriori riscontri, ma anche per accertare in maniera più precisa l'entità della truffa messa in piedi da Piancone con il benestare del funzionario ASL Franco Dintino in qualità di responsabile unico del procedimento per quel che riguarda i lavori di ristrutturazione dei reparti di ostetricia e ginecologia nella Palazzina Rossa in via Paolini. Secondo l'accusa, il grande burattinaio era Piancone, il quale da subito avrebbe cercato il modo di spennare la gallina, l'ASL di Pescara, corrompendo Dintino attraverso lavori nella sua casa a Scafa e liberandosi di tutti quegli elementi che avrebbero potuto intralciare il suo piano criminoso, a cominciare dalla Edilcap, la ditta con la quale si era associato per aggiudicarsi un appalto da quasi 3 milioni di euro, fino ai due direttori dei lavori, in particolare l'architetto Rosalia Di Matteo, che aveva già evidenziato l'illegittimità del modus operandi. Una volta sgombrato il campo da possibili guastafeste, si dà seguito al progetto della perizia di variante all'appalto iniziale, scopo principale recuperare il ribasso d'asta. Lo si evince con chiarezza in un'intercettazione telefonica tra Piancone e il suo braccio operativo, Giacomo Pescitelli, responsabile del cantiere, anche lui in carcere, quando quest'ultimo dice a Piancone: si era già impostato il discorso per recuperare il ribasso d'asta che è di 1 milione di euro, dobbiamo recuperare 40.000 euro e lei sa di che cosa sto parlando. Sta parlando dei lavori eseguiti in favore di Franco Dintino. E dello stesso Dintino, nel giugno scorso, che propone la perizia parlando nella sua relazione di modifiche imposte da disposizioni legislative in materia di contenimento termico delle sale e delle camere del reparto, come abbattendo tutte le pareti per sostituirle con muri in cartongesso, una vera esagerazione avallata tuttavia dai due nuovi direttori dei lavori nominati non per controllare, come recita l'ordinanza di Campli, ma per agire affinché l'interesse privato ed illecito dell'impresa trovasse puntuale soddisfazione. Detto fatto, la perizia di variante impone un aumento di importo da 3 a 7 milioni di euro, da cui il coinvolgimento del direttore generale Damario, il quale, secondo l'accusa, avrebbe attestato falsamente le condizioni per l'approvazione della perizia, ponendo ostacoli all'azione di controllo del collegio dei revisori. Damario invece sostiene di aver bloccato quella perizia in attesa di ulteriori verifiche.